paesino molto vicino a Savona. Vediamo se, queste, se qualcuno lo, lo riconosce. No, il fiume. Sì, che ci arriva. Forse più bello. C'è scritto. Va bene, allora questa è Calcare, allora si arriva di qui dalla statale, la 28, no? Questa è la ferrovia sotto, questo qui è il ponte, state un po' zitti, questa è la strada qui che poi continua per andare verso Calcare, qua si gira per entrare in Calcare, se funzionasse sta strada sarebbe contento, allora qua si gira per entrare in Calcare, è stata riqualificata questo pezzo di quartiere qui per primo, che è un piccolo quartiere che prima era completamente praticamente abbandonato. Ecco, adesso è una situazione discreta, questo è l'ampliamento di quel quartiere, è un'unica strada con delle strade perpendicolari. Ecco, questa qui, giusto per quello che vi dicevo della par condicio di prima, questa era un'amministrazione socialista quando il socialista era ancora, diciamo, di moderata sinistra. Ecco. Quindi questo panorama qua vi prende tutto l'arco costituzionale o meno. Allora, in questo caso è successo che c'è stato un interessamento di un professionista esterno e c'è stata la disponibilità dell'amministrazione. Allora, cosa è successo? È successo che il primo intervento qui è stata l'acquisizione dall'Istituto Case Popolari, cioè dall'Arte, adesso, di una parte degli edifici che c'erano qui intorno. È stato acquisito questo, sono stati ristrutturati e utilizzati come case ad affitti equi, cioè case, quello che normalmente si chiama case popolari, non diamo nella distinzione edilizia economica e edilizia popolare, ve lo farete voi, col programma normale di scuola. È stato riqualificato, c'è stato un programma di via per riqualificare la strada e i servizi della strada e questo qui ha riqualificato più o meno tutto questo. Ecco, questa qui è la piazzetta d'inizio, vedete che anche qui, queste le conoscete, no? Tutto sommato, se anche qui aveste visto 15 anni fa com'era, effettivamente ha cambiato parecchio aspetto. E quello che più interessa è un discorso unitario, anche se una scala molto più piccola di quelle che abbiamo visto prima, quindi abbiamo visto a livelli anche di dimensioni diverse. Ecco, questa è la strada principale, vedete che le case sono state praticamente rifatte tutte, pavimentazione rifatta, servizi rifatti, eccetera eccetera. Queste qui sono le case rifatte dall'Arte, ecco, anche queste. Vedete che più o meno è stato recuperato tutto questo piccolo borgo. A seguito del recupero di questo piccolo borgo, che non è propriamente il centro di Calcare invece è questa strada. Anche in questo caso c'è stato un effetto volano, nel senso che quelli che abitavano oltre il fiume, nell'altra parte, visto come si è trasformata la parte di là, sono intervenuti ed hanno trasformato anche la parte oltre il fiume. Ho una fotografia sola di questa, però un altro esempio, questa ha dimensioni molto piccole, anni 90, amministrazioni di centro-sinistra. Ecco, come Italia Nostra avevamo fatto un po' di anni fa con l'Università di Genova pubblicità, se qualcuno interesse di fare qualcosa con Italia Nostra, benvenuto, perché nel vostro campo assolutamente apolitica in termini di partiti il discorso, però è un sistema per pensare al territorio in cui vivete. Questa qui è Berlino, non vi chiedo di sapere cos'è perché tanto c'è scritto. Allora, perché è interessante Berlino? I centri storici tedeschi sono una cosa particolarissima, perché purtroppo la seconda guerra mondiale ha avuto la caratteristica, come nel sud dell'Inghilterra, di distruggere i centri storici tedeschi, per cui di tessuto urbano storico trovate niente. A Berlino c'è un pezzettino di finto quartiere medievale, che però è finto perché non era rimasto più neanche quello. In più ci sono due mozziconi di chiese, non so se qualcuno c'è mai stato, però sostanzialmente ancora se la girate adesso a Berlino capite cosa può essere stato un bombardamento.
e non è stata la peggiore, perché in altre città come Lipsia è stato peggio, per cui proprio a livello cantine sono rimasti. Ecco, però quello che interessa, più che la riqualificazione del centro storico, per Berlino è stato un caso particolare. Noi avevamo proposto, dicevo, un discorso di recupero degli spazi interni, e anche questo è un discorso in cui credono moltissime amministrazioni in giro per l'Europa. Gli spazi interni vuol dire cortili e spazi che generalmente da noi sono proprio degli ammassi di rumento, ecco, cioè di residui senza nessuna qualità. I cortili di Berlino sono diventati una cosa del genere. Ecco, vedete, se voi vedete dal cielo quello che è il quartiere centrale di Berlino, vedete che c'è tanto verde. Cioè qua ci abbiamo una riqualificazione degli spazi interni agli isolati che li riutilizza completamente tutti. Diventano o parcheggi ben sistemati, o diventano parchi, e vedete che ce ne sono tanti, o diventano addirittura servizi pubblici. In qualche caso, come in questo caso qua sotto, a patto di poter riqualificare gli spazi interni, l'amministrazione ha anche consentito delle costruzioni. Cioè il problema era però, obiettivo principale, riqualificare l'esistente, che a Berlino in particolare si è tramutato in recupero degli spazi interni e piano del colore. Se voi andate a vedere adesso a Berlino, quella che era la grigia Berlino Est, Pankow, adesso è stata tutta ridipinta, anche solo il fatto della pulizia esterna effettivamente ha cambiato parecchio la faccia della città. Ecco, vedete qui, questo è l'Ockeschefhöfe, che sono una zona molto importante e famosa, e vi faccio vedere due foto tipiche. Questo quartiere qui è stato uno dei recuperi di punta dei quartieri, dei cortili, degli spazi interni di Berlino, e questo è un caso particolare. Cioè questo è un cortile di isolato di Berlino, cortile. Questo è un altro cortile di isolato di Berlino, sempre questi. A Savona noi abbiamo dei cortili che sono una serie di baracche e sono delle dimensioni spaventose. Se pensate al cortile del, diciamo, dove c'è il bar degli egiziani di fronte al comune, non so se avete presente, quello tra via Niella, via Corso Italia, via Verzellino e via Stengo, mi sembra che sia. Quel cortile lì è qualcosa come 35 metri di larghezza per 105 di lunghezza. Un campo di calcio, un pochettino più stretto rispetto a quello di Serie A, cioè sono 15 metri di meno di larghezza, però è un campo di calcio. Poi abbiamo un altro cortile, esempio enorme, poi lo faccio vedere sul satellitare, che è a Villa Piana, che è lungo addirittura 250 metri e che è il cortile cosiddetto zona industriale di Villa Piana, quello tra via Marvamini, via Milano, che sono, cioè abbiamo gli spazi enormi. Perché è importante questo? Perché la riqualificazione del centro urbano può anche passare attraverso la riqualificazione di certi spazi residui che al momento attuale non hanno praticamente nessun valore, neanche commerciale, che però se riqualificati potrebbero diventare importanti. Voi immaginate tutti i negozi di quell'isolato che vi dicevo prima, se avessero il passaggio e anche l'ingresso dal cortile, col giardino, col cortile ad esempio come giardino, cambia il negozio. Avete capito il problema? D'altronde anche il valore economico degli appartamenti chiaramente cambierebbe, perché è una cosa avere, quando volete avere un bella faccia, avere la faccia su Corso Italia, e un'altra avere un cortile come questo qui, che comunque non è solo Berlino, perché Parigi lo fa da tanto, Vienna lo fa da tantissimo, l'ha fatto Milano, l'ha fatto Torino in qualche maniera, questi qui sono quartieri, cortili di Torino per esempio, vicino a Palazzo Carignano questo è. Ad esempio, vedete, questi qui sono negozi che hanno l'apertura sul cortile. C'è un negozio che è stato bucato, che è l'ingresso al cortile, che è qui dietro l'ingresso. Vedete, questi sono negozi, questo è un cortile. Quindi è una possibilità di spazio notevole. Ecco,
questa è Savona. Vedete che tra il verde che vedevamo a Berlino e il verde che vediamo qui c'è una certa differenza, no? Questo qua è il cortile che vi dicevo prima, di 35 metri per 105, vedete che in effetti è molto grosso. C'è il comune, vedete adesso. Questo è il comune, questa è la piazza del comune. Ecco, quindi queste sono possibilità. Vedete, è questo edificio qui, dove è. Questo è San Paolo e questo qua. Questo qui è l'edificio dove c'è la croce bianca. Vedete che questo cortile è ancora più grosso. E questo qui c'ha un pochettino di verde qua in fondo. Poi sono intasati, ecco ad esempio questa roba che vedete qui, qua dentro, sono baracche alte 2,20 m, che so io il più delle volte, coperte con tetti in lamiera, cose del genere. Cioè proprio là. Ci siamo. Dietro al palazzo di Carlo Marini, dove c'è Carlo Marini, lì addirittura c'è delle costruzioni. Ci sono quattro casette, io li conosco benissimo perché mi sono girati tutti. Ci sono quattro casette di due piani costruite, che tra l'altro sono state recuperate, perché le hanno rifatte, sì, dopo che avevamo fatto quella mostra sul cortile. Mi piacerebbe pensare che fosse stata anche lì un'idea nata. Come hanno recuperato certi spazi da queste parti qui per dei parcheggi, che non sono al massimo dell'utilizzo, ma sono pur sempre un indirizzo. Quindi questo qua siamo ritornati, e più o meno è questo. Adesso questi sono accenni di discorsi che si avrebbero da fare moltissimi in più. Inquadramento, precisazione, questi non sono i casi, sono una serie di esempi. Chiaramente se uno ce n'ha voglia ne trova in giro per l'Europa, ne trova decine, no? Esempi e anche discorsi da fare. Il problema è sempre dire, cerchiamo di verificare intorno cosa succede, vediamo cosa si può fare, cosa è stato fatto, se ci sono riusciti gli altri, può darsi anche che ci riescano. Soprattutto dal punto di vista dell'amministrazione, piantare di dire, ma questi qui sono discorsi che fanno solo i sognatori, no? E noi dobbiamo solo pensare al capitale privato che investe, e poi piantiamola di dire che i comuni non hanno soldi. È vero che il comune di Savona è indebitato da morire, però è anche vero che il comune di Savona ha buttato via 3 milioni di euro di oneri di urbanizzazione del Crescent, che sostanzialmente sono serviti a far spostare la strada da davanti a dietro al Crescent, che per conto mio, se se la teneva davanti, era peggio per lui, almeno non fregava niente. Cioè, adesso, che quei 3 milioni potevano andare a ripianare certi aspetti di buchi di bilancio, poteva anche essere, però uno poteva anche pensare che andassero a finire per fare qualcosa effettivamente di utile per la città. Un'altra sollecitazione: non sarebbe male, che a limite come estimo, che deste un'occhiata al bilancio di un'amministrazione, che potrebbe essere anche in qualche modo istruttivo. Ok, se avete domande. Allora, una cosa tecnica, accendete per via.